giù, c'è uno squalo. Siamo pronti per partire. Andiamo al mare, andiamo al mare, 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 mare. Comando Vittorio, non fare pasticci, voglio arrivare al mare sana e salva. Tranquilla Eleonora, aspetta che devo prendere la... Oh, oh Vittorio, stiamo neanche usciti dal parcheggio. Scusa, mi sono appena svegliato, sono ancora un po' stanco. Vediamo cosa dice il tuo amichetto laggiù. Finirete male. Aiuto Vittorio, ma cosa ti è saltato in mente? Oh mamma, persino il tuo amico è scappato via. Stai qua, stai fermo qui e non ti muovere, okay? No, io voglio andare, non mi fido di Vittorio che guida, aiuto. Oh mamma mia, ma quanto è ripida questa salita. La patente l'ho presa la settimana scorsa. Che cosa? Tu sei il mio primo passeggero. Che cosa? Ragazzi, è stato bello incontrarvi. Oh no, aspetta. Vittorio, cosa fai? Stiamo andando indietro. No, non stiamo andando indietro, stiamo andando avanti. Guardate come sto andando indietro. Oh, 3, 2, 1. Oh, mamma mia. Mi sembra di essere sulle montagne russe. Io non so, ma questa settimana è stata un'avventura ogni volta che Vittorio ha preso la macchina. Abbiamo visto le meduse, gli squali, i ladri, però Vittorio che guida è sempre una cosa... Ma com'è bello andare in giro! Appunto, ragazzi! Andiamo verso il mare, modalità sommergibile, attivati! Oh no! Allora, cosa... Dobbiamo prendere i teli, dobbiamo prendere le cose da mangiare, sì, dobbiamo sì, prendere sì. Tutto, vai. Con calma, Vittorio, con calma. Cominciamo dalla mia parte preferita del borsone. Il telo delle principesse. Basta con sto telo. È sempre con noi in tutte le avventure. L'ho usato come telo da picnic, come telo da mare. Guarda che belle, ci sono tutte le principesse. Poi qua ho una borsetta. Sai perché ho una borsetta? Perché devo fare la sfilata. Guarda. Ma vuoi farti il bagno con la borsetta? Non puoi fare il bagno con la borsetta. Ele ti sta guardando tutta quanta la spiaggia. Sì, infatti gli applausi. C'è un signore sul balcone che dice: wow, sono il suo fan numero uno. È proprio brava a fare la modella. Poi guarda, qui con me ho il kit contro le meduse, contro gli squali, contro i graffi dei gatti, perché bisogna... Dopo tutto quello che ci è successo, mi sa che forse è il caso di tenercelo sempre in borsa. È meglio essere pronti, esatto. E poi ho ancora questo telo che serve a proteggermi dalle cose, mi protegge dai ladri, mi protegge dagli squali, dalle meduse, dai mostri del mare. Sembra il mantello di un super cattivo. Sì, guardami, voi sarete tutti quanti al mio cospetto. E io dominerò il mondo. E chi l'hai detto? Alla sedia? Sedia, tu sarai al mio cospetto. Penso di fare bene il super cattivo. Smetterò di fare la super buona e farò il super cattivo. Sì, ma non fare la super cattivo con me, per favore. No. Anche tu, Vittorio, sarai al mio cospetto. Adesso tutti i signori saranno al mio cospetto. Voi del mare, inchinatevi a super cattiva Eleonora. Adesso arriva Aquaman che ti ferma. No, non ho ancora i superpoteri. Vittorio, sei pronto per entrare in acqua? Sì. Sei e pronto? Per Venezia io ho portato anche un buonissimo panino. Che... Ho dimenticato il panino a casa. Hai dimenticato il panino? No. Oh no, Vittorio, ma allora cosa sei venuto a fare? Ma sei inutile. Non posso mangiare, devo mangiare la sabbia. Non devi mangiare la sabbia. Ma dai, cerca meglio. Non riesco a trovarlo il panino. Cos'è quella cosa lì? No, niente. Cos'è mi serve, quella cosa lì? Mi serve per farmi la barba. La barba? Sì. Sembra un po' grande per farti la barba. No, è che io, cioè, ho molta barba. No, secondo me finisci per farti il mento con quella cosa. Niente. È una cosa da maschi, ecco. Non lo potresti mai capire perché sei una ragazza e non puoi capire queste cose. Ok, allora vabbè, andiamo in mare magari. Vittorio, sei pronto ad entrare? Sì, va bene, mi tolgo, divento... Non sei più un mandarino adesso? Oh. Allora? No, sono una mozzarellina. Una mozzarellina da mandarino a mozzarellino? Oh. Sei pronto, Vittorio? Oggi devi entrare tu in acqua per primo. Va bene, ok. Non aver paura. Coraggio, non aver paura. Ecco, sono entrato. Non sei entrato, non hai messo neanche la luce del piede. No, l'ho messo tutto il piede. Ecco. A me non sembra. Aspetta, rientro, forse non hai visto bene. Sono entrato. Devi entrare con tutto col corpo. Forza. Non aver paura, Vittorio. Ce la puoi fare, io credo in te. Io non credo in me. Coraggio, Vittorio, tu sei coraggioso.
puoi battere gli squali. Bene, bene, sono entrato, sono entrato. Non sei ora entrato. Ora posso uscire. No, no, no. No, no, no. Guarda, nel frattempo sono entrate di più io. Coraggio. Okay. Al mio tre vai dentro. Sì, ok. Tre, due, uno, giù. Bene, sono entrato. No, non sei neanche arrivato alle spalle, guarda. Le spalle sono ancora asciutte. No, le spalle devono rimanere asciutte. No. La parte qua di sotto. Devi bagnare anche le spalle. No. Vittorio, no, vai no, giù. No, 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 no. Guarda io come sono coraggiosa. Ok, ragazzi, poi adesso se non sono coraggiosa faccio la figuraccia. Quindi, tre, due, uno. Guarda che brava, resisto sott'acqua. Attenta, attenta che c'è una medusa dietro lì sul, sul tuo sedere. Che simpatico, non c'è nessuna medusa. Ma perché? Pensi che ci possano essere tipo gli squali qua? Penso proprio di sì. Guarda, quel... no, 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 quello non è uno squalo. No, male, mi hai spaventato. Tu mi hai detto che quello non quello laggiù è uno squalo, squalo, squalo. È uno squalo rotondo. Non è uno squalo neanche quello. Mi avevi detto che non ci sarebbero stati. Non mi fare scherzi, eh. Aspetta. Ah, guarda una balena. Bene, adesso possiamo fare lo scherzo ad Eleonora. Adesso che è distratta, prendiamo la pinna dello squalo e gli facciamo un bello scherzetto. Allora, piccione, vattene, vattene, se non c'è nulla per te. Eccola qui, la pinna dello squalo. Con questa qua faremo un mega scherzone ad Ele. Però non facciamoci vedere. Tonto, 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 tonto. Guardate quanto è bello questo qua. Eleonora scapperà dalla paura. Però non facciamoci vedere da lei. Eleonora, sono tornato, ecco qua. Ma che cosa nascondi dietro la schiena? Dietro la schiena? Sì. C'è la mia mano. Sei sicuro? Sì, 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 sì. Ok. È tutto a posto. No, non ci sta nessuna balena e forse mi sono confuso. È difficile scambiare le balene per non so che cosa. No, ho scambiato quello scoglio laggiù per una balena, ecco. Beh, devi mettere degli occhiali, si vedeva che era uno scoglio. Sì, sì, hai proprio ragione. Beh, sì, sì, è uno scoglio. Bene, ragazzi, andiamo sott'acqua e fingiamoci che gli squali. Andiamo sott'acqua. 3, 2, 1. Laggiù, c'è uno squalo. No. Ma dov'è finito Vittorio? Oh, se lo sarà mangiato lo squalo. Lo sapevo io che non ci dovevamo fidare. Vabbè, adesso mi metto la coperta che mi salverà e andrò a recuperare Vittorio. Perché io sono coraggiosa e salverò Vittorio, sì. Lo salverò sicuramente. Non lo so se lo salverò, ma comunque cominciamo a difenderci. Questo è uno scudo magico. E gli squali scapperanno via. Ok, andiamo a salvare Vittorio. L'abbiamo fatta scappare, sì. Sì, 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 sì. Ragazzi, ma quello è la pinna dello squalo. E quello è Vittorio? Non ci credo, ragazzi. Vittorio mi ha fatto uno scherzo e ha fatto finta di essere uno squalo. E io ci sono cascata come un pesce lesso. Avete capito? Pesce lesso perché sono in acqua. Vittorio, perché mi fai questi scherzi? Lo sai che ho paura. Non dovresti farmi piangere così. Scherzetto! Mamma mia, Eleonora sei proprio una fifona, te lo posso dire. Come fai a scambiare questa qua per la pinna di uno squalo? È plastica! Fa controllare. Accidenti, è plastica. Non ti fa paura? Non ti fa paura? Siamo 1-0. Accidenti. Questa volta Vittorio me l'ha fatta, io ci sono cascata. Basta, basta, che mi fa ancora paura. Ma non credere che andrà bene anche la prossima volta, perché adesso penserò a un piano malvagio e mi vendicherò. Ragazzi, se questo video, se questo scherzo, basta fare gli scherzi, vi è piaciuto? Lasciate un bel mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e al canale di Vittorio. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri e Olivoggio, di sempre. Ciao! Ciao.